Abbiamo raccolto l'appello e la richiesta del Consiglio Comunale dell'Aquila e dei comuni del cratere per farci carico di un problema, quello della riscossione dei bolli sospesi nel 2009-10 e credo che farlo il giorno 6 aprile a 14 anni di distanza nell'anniversario del sisma sia il modo migliore di ricordare e testimoniare la condivisione e la vicinanza alla sofferenza e al dolore della popolazione interessata dal sisma. In questi anni nessuno aveva mai fatto una norma, una legge che potesse andare incontro a questo tema, a questo problema. Noi ci siamo mossi, abbiamo sentito anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Palazzo Chigi per avere anche delle indicazioni sulla percorribilità di questa proposta. Oggi approviamo una legge che in analogia con quello che avviene a livello nazionale, dove si dà la possibilità di rottamare le cartelle, cioè pagare soltanto il dovuto, solo l'imposta e non anche le tasse successive, le addizionali che vengono, gli interessi di mora, che vengono, le penali che vengono sommate e che in questo caso ammontavano anche al 60% in più rispetto a quanto bisognasse pagare. Ora mandiamo in Consiglio regionale questo disegno di legge e io spero che il Consiglio regionale lo voglia presto approvare. Ecco, tra i provvedimenti approvati oggi in giunta anche una delibera importante riguarda Chieti e la reingegnerizzazione dell'ospedale del clinicizzato. Noi andiamo avanti sul piano dell'edilizia sanitaria, andando ad attingere a tutti i fondi che sono rimasti per quasi 25 anni fermi a Roma nelle casse del Ministero. Abbiamo approvato un documento che è l'ultimo atto da parte della Regione per inviare la richiesta al Ministero della Salute, che potrà così permettere di attingere a 40 milioni più gli altri disponibili sulle risorse proprie, risorse dell'ASL e quello che metterà anche la Regione per la reingegnerizzazione, la ristrutturazione del policlinico di Chieti. È un altro passo importante per far crescere la sanità abruzzese, ma per Chieti c'è anche un'ulteriore notizia perché abbiamo approvato anche un'altra delibera importante sulla caserma Pierantoni, un accordo di programma che stava faticando ad andare avanti tra i diversi soggetti interessati, sui quali oggi abbiamo dato un ulteriore contributo importante alla riqualificazione e alla no nuova destinazione di questa caserma.